83,9% di questi siti web presenta almeno un elemento con contrasto al di sotto di quello che è previsto dalle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web a livello AA. Dopo vediamo nello specifico cosa vuol dire, ma diciamo che è al di sotto del minimo sindacale. E tra l'altro il numero medio di elementi in realtà per ciascuna di queste pagine che ha un problema è 31,6. Per cui all'interno di un milione di siti web abbiamo già 25 milioni di errori, per cui diciamo che è un argomento di cui vale la pena parlare. Ma visto che abbiamo iniziato parlando di contrasto, andiamo a vedere cosa vuol dire contrasto e di cosa dicono le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web riguardo al contrasto. Partiamo dalla definizione di contrasto. Il contrasto è una differenza nella percezione visiva di due o più elementi presentati simultaneamente o successivamente. L'idea è che se io ho due elementi, uno di fianco all'altro, oppure che mi vengono fatti vedere prima uno e poi l'altro, se sono in grado di distinguerli, allora significa che c'è sufficiente contrasto. Altrimenti vuol dire che il contrasto non è sufficiente, che quindi i due elementi sono indistinguibili. Quando parliamo di contrasto, parliamo di due cose, di tante cose in realtà. Ma limitiamoci a due concetti fondamentali, che sono il concetto di contrasto cromatico e di contrasto luminoso. Il contrasto cromatico è un contrasto che è dovuto esclusivamente a una differenza di tonalità, croma o saturazione, sostanzialmente. Contrasti di questo tipo non sono ammessi per quanto riguarda l'accessibilità, perché persone che presentano anomalie nella visione del colore non sarebbero in grado di andare a distinguere questi colori. Quindi l'uso del solo colore per distinguere elementi, con questo criterio, è vietato. È invece ammesso andare a distinguere due elementi tramite il contrasto luminoso, cioè quello che è dovuto a una differenza di luminosità. Il contrasto luminoso può essere definito in tante maniere, ma tendenzialmente viene sempre definito come differenza o rapporto tra luminanze, che sono delle grandezze, che è una grandezza fisica, la luminanza, che può essere misurata in laboratorio. Tenete conto di questa cosa, che è misurata in laboratorio. Cosa ci dicono le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web a livello AA, quella di cui dicevamo prima che danno errori sulle home page? Beh, ci dicono che se prendo in considerazione testi e immagini di testo, il rapporto di contrasto deve essere almeno pari a 4,5:1, con tre eccezioni. Se il testo è grande, il rapporto di contrasto può scendere a 3:1, perché tendenzialmente più un oggetto è grande, più è comunque distinguibile, anche se la differenza di luminosità tra i due elementi è minore. Se ho del testo non essenziale, quindi ho del testo, delle immagini contenenti testo, che sono parti native delle componenti, esempio, un pulsante inattivo è un testo non essenziale. Se sono elementi di pura decorazione, se sono elementi che non sono visibili a nessuno, ad esempio gli skip link quando non hanno focus in genere sulle pagine dei siti web, e nel caso in cui facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, in tutti questi casi non è necessario rispettare alcun criterio minimo di contrasto. Potete anche mettere un grigio estremamente chiaro su un bianco e non andreste a violare la normativa, le linee guida più che altro. E poi l'altra eccezione sono i logotipi. Se io ho un testo che fa parte di un logo di un marchio, ovviamente non sono tenuto a rispettare nessun criterio, perché ovviamente ha la precedenza, tra virgolette, il colore del brand, per modo di dire. Poi io quello che dico è, se il contrasto tra il logo di un brand e lo sfondo è molto basso, sarà meno riconoscibile, meno memorabile, e quindi tendenzialmente servirà meno al suo scopo. Ok, entriamo rapidissimamente nel dettaglio sulle definizioni della linea guida del WCAG. Il rapporto di contrasto è definito come un rapporto, per l'appunto, tra due valori, che sono le luminanze relative del colore più chiaro e del colore più scuro, con un'aggiunta di un fattore più 0,05, che serve per dare una correzione dovuta all'illuminazione ambientale. Le luminanze, vi ho detto prima, che sono misurate in laboratorio, ma ovviamente noi non andiamo di solito a utilizzare i nostri dispositivi nel buio assoluto, per cui bisogna andare a introdurre questo fattore per tenere conto dell'illuminazione ambientale.
L'altra cosa importante è che il rapporto tra il colore più chiaro e il colore più scuro. Non c'è differenza tra qual è il colore del testo e il colore dello sfondo, ma solo tra il colore più chiaro e il colore più scuro. È un parametro che varia da 1 a 1 fino a 21.1. 1.1 è il rapporto di sostanzialmente un colore con se stesso, o due colori comunque che non hanno alcun contrasto, e 21.1 è il rapporto tra il nero e il bianco. La luminanza relativa è un valore sostanzialmente che mi rappresenta la luminosità in qualunque punto di un certo spazio colore, ed è un numero che varia da 0 a 1. 0 per il nero più scuro e 1 per il bianco più chiaro. E adesso, questa bella formulona sostanzialmente riguardo alla luminanza relativa, e purtroppo, scusate, è una deformazione professionale, però diciamo che questa cosa non è fondamentale, sono importanti due cose. Diciamo che sostanzialmente ci sono i tre canali, rosso, verde e blu, e ci sono dei pesi diversi. Questi pesi diversi dipendono, in sostanza, dalla fisiologia umana. L'occhio umano è molto capace di percepire il colore verde, è molto meno capace di percepire il colore rosso, ed è ancora meno capace di percepire il colore blu. Per cui, in realtà, quei valori, quei coefficienti lì, davanti a R, G e B, stanno a indicare esattamente questo. L'altra cosa è che questi valori di R, G e B crescono al crescere del valore di R, G e B a 8 bit, quindi con i valori che vanno da 0 a 255, in maniera esponenziale. Quindi, se la differenza di colore sostanzialmente, se sono con un colore che è molto vicino al nero, tendenzialmente la luminosità cresce molto poco, mentre cresce tantissimo nel man mano che io mi avvicino ai colori più chiari. Visto che abbiamo citato prima la differenza tra il contrasto a 4.5 e il contrasto a 3, dicendo che la differenza è quando un testo è grande, un testo è considerato grande se è più grande di 18 punti tipografici o 14 punti tipografici se è in grassetto. Occhio che sono punti tipografici e non pixel, quindi se vogliamo andare in pixel diventano 24 pixel, 18 punti tipografici, 19 pixel, 14 punti tipografici. Ok? Tutto questo per quanto riguarda il criterio di base. Ma esiste un criterio di contrasto avanzato, che però è a livello AAA, per cui in realtà non è necessario in generale andare a soddisfare questo criterio, e anzi, secondo me c'è in questo periodo un trend ad andare verso contrasti molto elevati, che in realtà però possono causare problemi, soprattutto alle persone dislessiche e alle persone con autismo. C'è una tendenza ad andare verso contrasti elevati, ma in realtà non è necessario. Se però volete avere un contrasto molto elevato, allora per il testo e le immagini di testo normali dovete utilizzare un contrasto di 7 a 1 e per i testi grandi dovrete usare un contrasto di 4,5 a 1. Fin qui abbiamo parlato di testo, ma le linee guida nella versione 2.1 introducono anche delle informazioni per quanto riguarda i contenuti non testuali. Per i contenuti non testuali è necessario un rapporto di contrasto di 3 a 1. Per quali però contenuti non testuali? Per i componenti attivi dell'interfaccia utente, quindi di nuovo se un componente è inattivo non è necessario un rapporto di contrasto, e per gli oggetti grafici, quindi per gli elementi che io inserisco all'interno del sito web che sono necessari per capire l'interfaccia. Del tipo, inserisco una cornetta di fianco a un numero di telefono. La cornetta non è un componente attivo perché non succede niente se io ci faccio clic sopra, però diciamo che è un oggetto grafico necessario per capire che il numero a fianco è un numero di telefono piuttosto che non un numero di partita IVA. E quindi è necessario fare in modo che il rapporto di contrasto in questo caso sia 3 a 1. Ok? Allora, questo diventa interessante perché tutti questi tre criteri che fanno parte delle linee guida sull'accessibilità? Perché da un lato mi permettono, nel caso io abbia un sito esistente, di andare a verificare se io rispetto o meno questi criteri. Ma dall'altro lato mi dicono anche che se io voglio andare a crearmi una palette di colore adatta per il mio sito web, allora devo fare in modo a priori che i rapporti di contrasto rispettino questi valori. Per cui diventa una cosa non a posteriori, ma una cosa a priori. E mi dice anche quando usarlo. Per cui se ho un testo grande, o un testo in grassetto, vado a prendermi dei colori e a decidere di usare dei colori che hanno un certo rapporto di contrasto. Se ho delle icone, ad esempio l'icona del menu nei menu,
in quel caso, anche in quel caso, devo avere vado a scegliere un certo rapporto di contrasto. È un'operazione che faccio a priori e non a posteriori. Fin qui tutto bene. E questo, diciamo che per modo di dire, è quello che è la situazione oggi. Però in realtà quello che ci si è resi conto nel corso degli anni è che le linee guida del WCAG non sono correttissime. Per cui in realtà quello che è stato fatto... Ah sì, questo... Scusate, ho saltato una slide, non è fondamentale, però diciamo che se non volete mettervi a fare i conti a mano, ci sono migliaia di tool sul web che potete utilizzare. Io di solito utilizzo questo, che è il Contrast Checker di WebAIM. Se cercate su Google Contrast Checker, vi salta fuori questo, di solito, come primo risultato. Usate anche gli strumenti di sviluppo del browser, che usiate Chrome, Firefox, tutti hanno dei tool che permettono di verificare e anche di darvi delle correzioni, in realtà. Ma come vi dicevo, andiamo avanti e andiamo oltre le linee guida per l'accessibilità dei contenuti web. Andiamo a parlare dell'APCA. Cos'è l'APCA? L'APCA è l'acronimo di Accessible Perceptual Contrast Algorithm, cioè algoritmo di contrasto percettibile accessibile, più o meno. Diciamo che è un metodo che permette di andare a determinare il contrasto dei colori all'interno dello spazio sRGB, quindi in modo del tutto analogo a quello che abbiamo fatto adesso, che però è stato pensato in realtà per i nuovi standard web che sono in fase di sviluppo in questo momento, quindi quelle che saranno le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web nella versione 3. Ok? Questo algoritmo qui deriva da un modello di colore che si chiama SAPT di Mindex, che è stato pensato specificamente per i display retroilluminati e tenendo conto veramente dei criteri di accessibilità. In che senso? Anzitutto una premessa. Si tratta di un algoritmo sperimentale, per cui in realtà è stabile, nel senso che l'ultima modifica che è stata fatta a febbraio del 2021, però diciamo che se voi volete essere rispettosi delle linee guida attuali sull'accessibilità, non potete utilizzare l'APCA, oppure potete farlo, ma conviene mettere sempre un bel avviso sul sito in cui dite, guardate che questa cosa in realtà non rispetta le linee guida sull'accessibilità perché sto facendo dell'altro, ma è meglio non farlo, in linea di massima. Tiene conto di fattori legati allo stimolo e all'osservatore. Lo stimolo quindi sostanzialmente è quello che vi dicevo prima, il fatto che c'è una luce ambientale che va a cambiare l'effetto della luminosità. E anche dell'osservatore in sostanza, perché adesso vediamo nello specifico la differenza fondamentale che permette di andare a calcolare, diversamente dalle WCAG, il valore del contrasto di luminosità, che in questo caso si chiama LC, tra due colori, ma in modo che sia percettivamente uniforme. Vi faccio vedere in che senso. Qui vi presento sostanzialmente tre blocchi di testo in cui ho messo sostanzialmente i colori più chiari, il bianco e il grigi, sostanzialmente, che hanno un rapporto quanto più basso possibile tra testo e sfondo, a livello con un rapporto di contrasto di 3 a 1, di 4,5 a 1 e di 7 a 1, dall'alto verso il basso. Ora, penso che anche qui si veda, in realtà, possiate percepire anche voi, sul display retroilluminato è più facile, ovviamente, questa qui, la luce ambientale, complica ulteriormente le cose, che è molto difficile dire che la percezione dei testi in alto, del testo grigio su fondo bianco a sinistra e del testo grigio su fondo nero a destra siano uguali. Eppure rispetto alle WCAG, in realtà il rapporto è corretto, per cui potreste legalmente utilizzarlo. Stessa cosa per il 4.5. Su 7 diventa meno evidente, però diciamo che c'è questo grosso problema. Stessa cosa per quanto riguarda le APCA, per cui sostanzialmente in questo caso ho messo gli equivalenti sostanzialmente di 3 a 1, 4.5 a 1 e 7 a 1, che sono LC pari a 60, 75 e 90, e in questo caso vedete che tendenzialmente, in realtà, tutti i testi che fanno parte dello stesso blocco possono essere letti più o meno con la stessa facilità. Questo è il concetto di percettivamente uniforme, nel senso che l'occhio umano, con la sua fisiologia, percepisce questi contrasti come dello stesso valore. Ci sono altre due cose in cui
le APCA si differenziano rispetto alle WCAG? La prima è che c'è una differenza, viene presa in considerazione la polarità, cioè il fatto che uso un testo chiaro su fondo scuro o un testo scuro su fondo chiaro. Torno indietro un momento giusto per farvelo vedere. Se voi guardate, ad esempio, torno ancora più indietro, in realtà, se voi guardate, ad esempio, il testo in alto a destra, quindi quello grigio su fondo nero, il contrasto luminoso per questo, in questo caso è di meno 18. Mentre il contrasto del fondo grigio, del testo grigio su fondo bianco, quello a fianco, è di 57.1. C'è una differenza in realtà tra quella che è la percezione dei colori chiari su fondo scuro e dei colori chiari scuri su fondo chiaro. Questa è la differenza sostanzialmente che le APCA prendono in considerazione. Quindi LC varia da un valore di 0 fino a 106 per testo scuro su fondo chiaro e da meno 107,9 a 0 per un testo chiaro su fondo scuro. L'altra cosa che le APCA prendono in considerazione è, è il tipo di carattere utilizzato. In particolare due parametri. Il peso, ma questo da un certo punto di vista lo facevano anche le WCAG con la differenza nel testo grande tra testo normale e testo in grassetto, ma anche l'altezza, la X8, sostanzialmente l'altezza della lettera X rispetto alla lettera maiuscola. Le APCA sono state sviluppate basandosi su alcuni caratteri, di cui quello fondamentale è l'elvetica, però diciamo che vale a livello standard per quei caratteri che hanno una X8 compresa tra 0,52 e 0,57. Se il carattere che utilizzate non è questa altezza, dovete fare delle correzioni in maniera tale che l'altezza sostanzialmente corrisponda e poi dovete andare a verificare che i pesi corrispondano ulteriormente. Una cosa non semplice, secondo me. Per cui diciamo che la mia preoccupazione nell'uso di questo algoritmo è che non sia di facilissima applicazione. Però effettivamente migliora notevolmente quella che è la fruibilità dei contenuti. Questo è l'algoritmo. Poi distribuirò le slide, andrete a leggervelo. Sostanzialmente ci sono due differenze, ci sono delle cose interessanti. In realtà il rapporto di luminosità, cioè la luminosità relativa, che è mostrata in basso nelle slide, è identica alla luminosità del WCAG. Viene introdotta una correzione per quanto riguarda i colori molto scuri, per cui si aumenta la luminosità dei colori che sono vicini al nero, e poi c'è una differenza per l'appunto tra tra il valore della luminosità quando si calcola, quando si prende un testo scuro su fondo chiaro e quando si prende un testo chiaro su fondo scuro. C'è proprio una differenza nella formula che si va a utilizzare. Mentre nelle WCAG è tutto assolutamente simmetrico. Ma cosa ci dice, anche in questo caso, se volete andare a vedere i vostri contrasti, qui in questo caso conviene assolutamente andare a utilizzare un sistema automatico di calcolo. Ok? Perfetto. Cosa ci dicono i contrasti? Allora, abbiamo tanti valori diversi sostanzialmente. In questo caso abbiamo L con C che va in scarti di 15, per cui partiamo da un valore di luminosità di 90, che è un testo che è adatto esclusivamente a un colore che coppia di colori che può essere utilizzata esclusivamente per testi piccoli. Qui scusate se è in inglese il testo, ma purtroppo le traduzioni che stavo cercando di fare erano orrende, per cui ho detto lascio il testo in inglese che forse è meglio. Diciamo che in linea di massima 90 è il contrasto che ci deve essere, che il contrasto che è meglio utilizzare per i corpi di testo e per i testi che devono essere letti in maniera fluida. Questa prima cosa fondamentale. Tra l'altro è anche il rapporto di contrasto massimo che bisognerebbe andare a utilizzare per degli elementi molto grandi. Quindi qui interessante perché non abbiamo semplicemente dei valori minimi, ma abbiamo anche un valore massimo. LC75, un valore che va bene per il corpo del testo, quindi in generale questo coso, in generale va bene per qualsiasi corpo del testo. Andiamo avanti. 60 è ancora un valore più basso, ma che va bene sostanzialmente, che può essere utilizzato in qualsiasi caso per il testo fluido. Vedete che ci sono molto dettagliati i valori delle dimensioni del carattere, dei pesi in realtà. Qui va molto nello specifico in realtà, nella descrizione. LC45 è il testo che deve essere utilizzato, il contrasto minimo che deve essere utilizzato per i titoli sostanzialmente. Quando inserite un titolo all'interno della pagina, meglio utilizzare un valore di 45.
è anche il valore minimo che deve essere utilizzato per le icone, sostanzialmente, che hanno dei dettagli sottili. Per cui se andate a utilizzare delle icone fatte con l'outline invece che delle icone piene, allora in questo caso dovete utilizzare questo valore qua. Sempre andando avanti, 30, il valore per i cosiddetti testi spot, cioè quei testi che, anche se una persona non è in grado di leggere in maniera fluida, non è gravissimo. Quindi ad esempio i placeholder. Nelle WCAG non c'è nessuna linea guida sostanzialmente che vi dice quale contrasto utilizzare per i placeholder. Ed è anche il valore minimo da utilizzare per le icone semantiche. E infine, 15, che è il valore minimo da utilizzare per gli elementi non testuali. Elementi non testuali, non semantici. Qui io mi sono scervellato per capire che cosa potesse essere un elemento non testuale, non semantico. Sono riuscito anche a trovare un esempio. Pensate alle zebrature nelle tabelle. Se voi andate a prendere una tabella, è comodo andare a inserire le zebrature per fare in modo che non si perda la linea. Questo è il rapporto di contrasto minimo da utilizzare. Attenzione, altra nota, i designer devono trattare qualsiasi cosa con LC al di sotto di 15 come se fosse impercettibile. Per cui due oggetti con LC al di sotto di 15 non sono distinguibili l'uno dall'altro. Sostanzialmente, quindi, abbiamo una relazione tra i valori delle... È possibile andare a mettere in relazione le APCA con il WCAG, sostanzialmente, dicendo che livello AA, valore di 60 di LC uguale al rapporto di contrasto 3 a 1. 4.5 delle WCAG, 75 di APCA e 90 del APCA uguale a 7 delle WCAG. Eventualmente, per andare sul livello AAA, diciamo che per un livello AA, per il livello AAA andate a aumentare i valori di LC di 15. Quindi in questo caso qual è la cosa? Anche in questo caso posso andare a disegnarmi la mia palette in maniera tale che i rapporti di che le differenze di contrasto sostanzialmente vadano in gradini di 15 in 15. Ok? E anche in questa maniera ho dei criteri per andare a disegnarmi la palette, che è quello che proviamo a fare adesso. Queste le saltiamo, che sono, non sono fondamentali. Diciamo che mi sono inventato un'ipotetica azienda che vi arriva con questo logo, sostanzialmente, e vi dice, ok, disegnami una palette, createmi una palette, creami una palette di colore per questo logo qua. Sostanzialmente ho preso il valore, i valori dei due colori, qui ho un colore bianco e poi un colore che è un verde, sostanzialmente, e uso i valori di tonalità, saturazione e luminosità per andare a creare la mia palette. Ok? Per semplificare, vado a crearmi una palette monocromatica. Per cui di questi, partendo dai colori di base, io vado a utilizzare esclusivamente le ombre, che sono le combinazioni dei colori di base con il nero, le tinte, che sono le combinazioni dei colori di base con il bianco, e i toni, che sono le combinazioni dei colori di base con il grigio. Questo è un esempio, ad esempio, di alcune ombre di verde. Ci sono migliaia di siti web che vi permettono di andare a creare ombre partendo da un colore. E queste sono invece alcune tinte del verde. Ok? Adesso, come vado a selezionarmi io tra tutte le possibili ombre e tutte le possibili tinte? Ad esempio, qui ci sono degli sfondi. Qui vado a prendermi possibili valori come colore di sfondo. Cerco delle ombre di verde da utilizzare come sfondo. Che cosa faccio? Vado a prendermi i valori 105, 90, 75, 60 e vado a cercarmi delle ombre del verde che siano appena al di sopra di questi valori qui. Ad esempio, nell'angolo in alto a sinistra ho un verde che, se messo come sfondo su un testo bianco, ha una L con C pari a meno 105. Il valore subito sotto è uno sfondo che ha, rispetto al testo verde, a un testo verde con il verde del colore di base della mia palette, pari a meno 30, e così via. Stessa cosa andando a sostituire al posto del testo, perché ricordatevi che nell'APCA la differenza tra il colore dello sfondo e il colore del testo ha senso, è significativa. E così mi vado a costruire un po' di ombre. Qui vedete un confronto e vedete ad esempio che le ombre che tiro fuori in questa maniera sono diverse. Alcune coincidono, ma altre sono diverse. Stesso coso con le tinte del verde, ad esempio. Qui salto perché
siamo già in ritardo e non c'è molta differenza. Stessa cosa con i toni del bianco. E in questa maniera io mi creo un po' di colori. Forse troppi. Nel senso che mi sono andato in questa maniera, io usando questo sistema, io mi sono riuscito ad andare a creare 15 ombre e tinte di verde, che hanno questi valori esadecimali, e 26 toni di bianco. Sono 41 colori, direi che per una palette sono un po' troppi. Dobbiamo sfoltire. Come facciamo? Beh, prima cosa, ricordatevi che abbiamo un valore di L con C, per cui i colori, al di sotto di quel limite, i colori sono indistinguibili. Ok? Per cui io vado a cancellarmi dai possibili colori tutti quei colori che hanno un rapporto di L con C al di sotto di 15 rispetto al verde di base e rispetto al bianco di base. E in questa maniera passo da 15 per il verde a 11 e da 26 a 18. Quindi sono già passato da 49 colori a 19. Però questo non è sufficiente. Allora che cosa faccio? Vado ulteriormente a raggruppare i colori, raggruppandoli i colori in maniera indistinguibile sostanzialmente. Vado a mettere insieme, vado a raggrupparmi insieme tutti quei colori che hanno L con C, tra tutti i colori all'interno dello stesso gruppo, pari a 0. Ad esempio, se prendo i colori più scuri della mia palette, io ho 7 colori che in realtà sono tra loro indistinguibili. Questi colori li raggruppo e quello che farò è scegliere un unico colore, perché tanto qualsiasi altro colore sarebbe indistinguibile da quel colore. Vale la pena di sceglierlo. E in questa maniera io posso raggrupparmi i miei colori in 6 cluster. Ma non solo in realtà, perché se vado a prendere i colori del secondo e del terzo cluster, in realtà vedo che questi colori, pur appartenendo a cluster diversi, sono comunque indistinguibili, perché L con C è inferiore a 1. Qui ho una clusterizzazione, quindi ho con questi cluster, e a questo punto procedo in sostanza andando a cercare di massimizzare i contrasti. Quindi devo fare in modo sostanzialmente di, vado a scegliermi quelle coppie di colori sostanzialmente che mi permettono di massimizzare i contrasti relativi. Adesso il tempo purtroppo è tiranno, per cui siamo veramente al limite, però diciamo che sostanzialmente utilizzando questo strumento qui, che è una matrice di contrasto, che è uno strumento che vi permette di creare matrici di contrasto che rispettano i criteri del WCAG, e quest'altro strumento che invece che vi permette di farlo utilizzando gli APCA, voi potete andare a prendere i colori e andare a analizzarveli un po' alla volta, andando man mano a scartare i colori che non vi interessano. E quindi andate ad aggiungere, andate a togliere, poi magari qualcosa va storto per cui scoprite di avere delle cose per cui in realtà e tutti i colori che dovreste andare ad aggiungere sono indistinguibili da altri colori che sono stati inseriti, e quindi dovete tornare indietro e cambiare la palette. E a un certo punto scartate e potreste arrivare a questo punto ad arrivare a una soluzione, dovreste riuscire ad arrivare a una soluzione di questo tipo. Per cui una soluzione in cui in pratica, ovviamente la diagonale centrale per intenderci è il rapporto di il contrasto tra un colore e il colore stesso, che quindi è sempre pari a 0. Se mi allontano, i due elementi hanno quasi sempre un valore che è almeno 15. Se mi allontano ancora, 30, 45, 60, 75, 90, 105. E poi andate ad adattare questa palette agli elementi in base alle definizioni dell'algoritmo APCA. Ovviamente, tenendo conto che in realtà poi dovete sempre andare a controllare che i colori che andate a scegliere siano rispettosi delle WCAG. Mi spiace purtroppo che sia di essere andato così lungo, ma vi ringrazio per l'attenzione. Non so se c'è il tempo per le domande, credo di no, ma se volete mi trovate comunque qui fuori. Per cui grazie mille.